Onorevole, per quanto riguarda la viabilità nel Cilento, sono state presentate diverse interrogazioni, ecco, per quanto riguarda soprattutto nella Cilentana. Ci può dire notizie in merito? Allora, io per quanto riguarda la Cilentana, come abbiamo potuto apprendere dai, diciamo, i vari notiziari e la stampa cartacea, la provincia ha dichiarato che appunto non avendo i fondi non potrà intervenire sulla messa in sicurezza e la messa in testo della Cilentana. Per questo motivo io sto lavorando qui a Roma insieme alla mia segreteria di partito e con il Ministero affinché si possa cercare il modo di attingere ai fondi di sviluppo che ci sono, cercando di individuare una percentuale di questo fondo che possa essere utilizzata e inviata alla Regione Campania affinché si possa intervenire sulla questione della civiltà. Non è una questione molto semplice perché oltre alle competenze c'è il bisogno e l'esigenza di individuare diciamo dei fondi effettivamente utilizzabili, però su questo stiamo lavorando perché non è assolutamente accettabile una situazione del genere. In che tempi, onorevole, si parlava, insomma, che la Cilentana non riaprirà per l'estate? No, non credo, con molta franchezza, non credo che riusciremo per l'estate, mio malgrado, che ripeto, noi siamo un territorio che vive grazie al turismo. E purtroppo si è protratto per troppo tempo, si è trascinata questa situazione per troppo tempo, è stata presa sotto gamba e purtroppo non credo proprio che ce la faremo per l'estate perché noi siamo già a marzo, i tempi diciamo, sono, i tempi tecnici sono quelli che sono perché poi l'ha fatto il bando, diciamo che ci auguriamo quantomeno di riuscire ad avere questi fondi, di avviare la burocrazia per metà estate.